Papà. Eccoci in macchina di nuovo. Allora, ci sono un po' di novità. Allora, ne approfitto che sono in macchina perché non c'è tanto casino, anche per aggiornarvi. Quindi è venuto il ragazzo, ho chiamato un ragazzo per dare il bianco su in camera delle bambine, per cominciare, diciamo come prova, sia per noi che per lui, e viene lunedì. Perché appunto la situazione è troppo complicata, io non so come fare, cioè bisogna saperle fare certe cose, c'è poco da girarci intorno. Adesso abbiamo stati a prendere Sabrina, che è andata a catechismo perché ha ricominciato catechismo questi 4 venerdì, 3 venerdì prima della comunione per prepararsi appunto. Poi adesso stiamo andando giù perché andiamo a cambiare le gomme alla macchina finalmente. E poi andiamo a vedere se sono arrivati dei libri nuovi e andiamo a ritirare i confetti, perché tra poco bisogna iniziare anche a fare appunto le bomboniere, quelle che faccio io a casa, che sono praticamente 3. Due me le fa la ragazza dove devo andare a ritirare i confetti. Ma siamo a settembre. Quattro più qualche giorno. Comunque, e niente, quindi diciamo che ci sono questi sviluppi. Domani, come vi ho detto anche nel vlog che avete visto per voi oggi, che è venerdì, per me invece, cioè voi lo vedete lunedì, ma ve l'ho detto nel vlog che è uscito venerdì, cioè oggi per me, ce la posso fare. E domani vengono dei signori delle stufe e vediamo un attimino cosa, se riusciamo a prendere queste stufe. E poi vi faccio sapere. E boh, quindi diciamo che le cose stanno procedendo, anche perché ormai l'autunno sta arrivando, che bello, non sapete la mia immensa felicità per questo. Sapete, io adoro l'autunno, la primavera, l'estate e l'inverno. L'estate è proprio, cioè, come, però
adesso andiamo, se riesco vi filmo qualche cosa per farvi vedere. Ma comunque andiamo a cambiare le gomme. Dobbiamo passare anche dall'Eurospin a prendere i pannolini per Pia. E basta. Stamattina abbiamo sistemato un po', abbiamo scrostato come avete visto, vi ho lasciato la clip, si scrosta anche dall'altra parte il muro, quindi dipende domani cosa riusciamo a fare per le stufe e probabilmente anche la sala la farò fare, perché se poi si scrosta tutto così, come vi dicevo, ci va un attimino un po' di manualità, bisogna sapere cosa bisogna fare. Io posso dare il bianco, ma poi più di quello diventa già troppo complicato per me, ma non perché sono stupida, ma perché non so quello che bisogna fare. E quindi appunto il ragazzo viene a fare la camera su delle bambine come prova, e anche per vedere se ci troviamo bene e le cose domani per le stufe vanno bene, facciamo fare anche le altre stanze, perché comunque saranno tutte così. Se invece le cose non dovessero andare bene domani e lui non, magari non ci piace come ha fatto il lavoro, magari a lui non va bene, non andiamo bene noi, allora perlomeno abbiamo sistemato quella stanza lì che era quella che mi premeva di più, visto che poi inizia la scuola, e poi vedremo come fare per la nostra. Wow, la nostra macchina! Aveva proprio anche lo stesso colore. Quindi poi vi terrò comunque sempre aggiornati su vari sviluppi. Mi dispiace purtroppo non poterle pitturare tutte io, ma come avete visto ci sono stati degli intoppi. Non mi demoralizzo, però mi dispiace perché non potendoli risolvere da sola non posso fare io questo lavoro. Comunque siamo arrivati e quindi noi ci aggiorniamo poi dopo. Ciao! Giadonza! Ciao! Dov'è la mascherina, Giadonza? Qui c'è un pelucco. Via! Andiamo, signorina Sabrina, ciao! Ciao, signorina Sabrina! Intanto che aspettiamo la macchina, noi andiamo fino al bar. Abbiamo ritirato i confetti, abbiamo preso questi arcobaleno, sono confetti sfumati dal morbido ripieno, i gusti sono questi qui: vaniglia, lampone, yogurt e frutti di bosco, creme caramel, babà con panna, pistacchio, profiterol e mirtillo. Perché appunto dovrò andare a fare le bomboniere per Manuel e Giorgia e le bomboniere per Gabriele. Ne ho presi 3 kg, abbiamo fatto il conto con la signora che mi prepara le bomboniere invece per Sabrina e Pia, e 3 kg mi bastano. Se ne avanzerà qualcheduno li metterò in una ciotolina e così chi vuole li può assaggiare. Poi lì abbiamo ritirato i libri di Giada, quelli lì con scritto 2, e qualchedun altro di Giorgia, e qui invece c'è la roba che poi alla fine la portiamo domani in discarica. Là dietro ci sono le gomme, qui c'è Giada, lì Sabrina, e qui ci sono i pannolini che siamo andati a prendere al Lidl. Purtroppo non abbiamo, Sabrina è entrata lei, non ha trovato quelli a mutandina, quindi questi qua li useremo la notte, e di giorno metteremo a Pia quelli a mutandina, visto che comunque si sta abituando ad andare a fare la pipì nel vasino, perché riesce a tirare su e giù tranquillamente il pannolino da sola, senza che nessuno glielo leva e glielo rimette. Oggi ha fatto 5 volte la pipì nel vasino. È stata molto brava. Adesso noi andiamo in casa e ci aggiorniamo dopo. Allora, mi vedete in macchina perché
Ho portato Giorgia da Nicole, che sta là tutto il giorno. E invece adesso stiamo andando in discarica, perché poi comunque lunedì devo portare Gabriele a scuola e non mi piace che ci rimane la roba sulla macchina. Stamattina eravamo partite con stirare e guardare la casa di carta. Quando torniamo inizieremo queste due faccende. E niente, quindi adesso andiamo in discarica, così buttiamo via, ci sono sacchi di vestiti, giocattoli rotti e le gomme che abbiamo levato ieri dalla macchina, cioè che ha levato il gommista, non noi, e così almeno liberiamo un po' la macchina, perché sembra un po' una discarica in questo momento, anche per tutta la roba, non proprio spazzatura, c'è roba così buttata un po' qui dietro, bisognerebbe mettere in ordine, ma anche qui, ma non riesco a essere ovunque, ecco. E poi domani ci prepariamo, diciamo, anche per la scuola, più che altro si inizia a preparare Gabriele, ecco, perché comunque lunedì comincia con questo orientamento, con questa presentazione della scuola e dei professori, e quindi vabbè, non è che si deve preparare chissà come, però qui succedono cose assurde, senza senso, camion fermi in mezzo alla strada dall'altra parte, poi manco dalla parte giusta, macchine eccetera, boh, vabbè. E niente, adesso noi andiamo e poi ci aggiorniamo dopo. Ciao. Allora, eccoci qui, siamo tornati a casa e io mi sono messa subito sotto per preparare il pranzo. E ho messo a cuocere due cavolfiori. Qui sto facendo cuocere delle carote che ho fatto a pezzettini piccoli. E adesso andrò a mettere questo pesce che avevo preso al Lidl un po' di tempo fa. Lo andrò a mettere nell'air fryer e lo lascio cuocere lì. E poi andremo a... devo ancora mettere su un po' di riso, perché quello che abbiamo avanzato è poco. E poi andrò a fare una specie di insalata di riso, così, con appunto carote, pesce, cavolfiore, e poi ho ancora una confezione, un barattolo di fagioli e cannellini, unirò anche quello. Comunque, quando poi unirò il tutto, vi farò vedere. Stavo guardando il video di Stefania Home Beauty, che è una ragazza che ho scoperto da poco, che segue anche lei Nicole, e ha fatto vedere le mascherine, e mi sono ricordata che io non vi ho fatto vedere le mascherine che ho preso per i bambini con l'inizio della scuola. Quelle che danno a scuola sono assolutamente non, cioè non è che non sono buone, non vanno bene per i miei bambini, ecco, facciamola così. E questi elastici che si mettono dietro forse potrebbero andare bene per Pia, che così almeno magari non se la leva, ma per i bambini così grandi non vanno bene, perché li stringono. E quindi, cioè, che poi le mette praticamente solo Giada, ma le stringono. Quindi ho preso queste nere, così almeno facciamo contenti tutti, per i bambini grandi, quindi Manuel, Giorgia e Gabriele. Anche tu, Sabrina? No, tu metti come quelle di Giada, giusto? Sì. E quindi queste qua le ho prese per Manuel, Giorgia e Gabriele. Mentre invece... e le ho prese su Amazon, sono arrivati così, sono tre strati, clip nasale adattabile, si adatta al viso, e ogni confezione ha 10 mascherine, e sono nere, ma c'erano anche azzurre o di altri colori, e sono 50, infatti come potete vedere qui ci sono 4 pacchetti più un altro. L'hanno già aperte perché l'ha usato Giorgia quando siamo andati dal dentista, perché è andata a fare l'altro giorno lo stampo dei denti, perché deve mettere l'apparecchio, mi sembra che ve l'avevo detto, e è andata a fare lo stampo dei denti, così la dentista riesce a capire come farlo. Quelle invece per Giada e Sabrina
Allora, la marca è questa. La confezione è da 60, è per bambini dai 6 ai 12 anni e sono della stessa marca che ha preso Stefania, appunto. E io però ho preso questo pacchetto qui che le ha colorate, le sue invece sono tutte azzurre e sono anche questi qua sono pacchettini da 10, però sono rosa, arancioni e azzurre. Cosa c'è qui? Ah, il foglietto delle mascherine. E niente, spero che, cioè, non le hanno ancora provate. Però gli vanno bene sicuramente e così almeno per un po' le abbiamo e poi vedremo perché comunque tanto se per adesso bisogna usarle vi lascio in info box il link sia di queste che delle altre così se per caso vi servono potete arrivare direttamente al prodotto che ho preso io e le potete acquistare se vi servono. Io sicuramente le riacquisterò perché comunque non dureranno tantissimo, considerato che ne usano una al giorno, tutte e due. Certe volte quando Quando fate rientro, se no una al giorno per 5 giorni, comunque fanno presto da andare. E niente, quindi e le dovrò ricomprare sicuramente. Volevo guardare se c'erano anche magari degli altri tipi, anche non prendere sempre le stesse, anche per provare e dare lavoro un po', diciamo, a tutti quanti. E poi sono, cosa importante, anche Made in Italy. E niente, basta. Questo è tutto. Adesso il riso è cotto, le verdure anche, il pesce lo devo rompere e vado ad assemblare la nostra insalata Il di riso è riso. pronto. Come al mio solito esagero. Comunque, quindi sono venuti i due contenitori verdi belli pieni. Adesso vado ad aggiungere le carote. Ovviamente le dividerò metà in un contenitore e metà in un altro.
Allora, è appena andato via il signore delle stufe, ma non abbiamo ancora una risposta definitiva, perché ci sono, come ovviamente, alcuni intoppi da risolvere, perché se non parliamo di intoppi non parliamo di noi. E adesso però vado a fare merenda e provo questo cookie che ho preso da Food Spring. Questo qui è quello con la mela e la cannella. E vediamo se è buono. La grossezza è uguale a quell'altro, ma proviamo il gusto. Eccomi, allora, buongiorno, oggi è il giorno dopo, oggi è lunedì. Mi vedete in macchina perché ho appena accompagnato Gabriele, ma sono qui principalmente per salutarvi, per chiudere il video, perché ieri poi abbiamo guardato La Casa di Carta. L'abbiamo guardata perché io non stavo assolutamente bene. Ieri mattina mi è arrivato il ciclo e mi ha uccisa proprio, mi faceva male i reni, la pancia, ero stanca. Ieri sera proprio avevo sonno, sembrava anche che avessi qualche linea di febbre, invece non ce l'avevo. Caldo, freddo, caldo, freddo. Ero in cucina, avevo freddo, andavo in sala, avevo caldo, mi levavo la maglia. Boh, c'erano gli sbalzi ormonali. E quindi niente, insomma, no, cioè, volevo concludere il video. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.